Video news di sabato 17 febbraio 2024, questi titoli, inseguimento in A14, un 55enne fermato dalla polizia autostradale. Progetto T-Rotary, i risultati della campagna del Rotary di Tolentino nelle scuole. Facilitazione digitale, appuntamento alla Mozzi Borgetti di Macerata. Bentrovati, apriamo come sempre con la cronaca. Alberi di Natale abbattuti e danni a un bar. Rintracciati tre giovani responsabili dai carabinieri della stazione di Monte San Giusto. Sono stati denunciati, si tratta di tutti ventenni, per danneggiamento aggravato e dovranno rispondere delle loro azioni davanti al tribunale di Macerata. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 dicembre scorso. E da Monte San Giusto andiamo invece nel Fermano, scappa dalla polizia lungo l'autostrada A14 e poi viene bloccato e infine trasferito in ospedale per cure psichiatriche. È successo la scorsa notte nel Fermano, un 55enne pugliese alla guida di una vettura non si è fermato all'ALT intimato dagli agenti della polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio. Gli agenti sono stati quindi costretti anche a un pericoloso inseguimento. E a proposito di polizia, il 15 febbraio scorso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Macerata, aderendo all'invito fatto dai rappresentanti di istituto in occasione della Settimana della Cultura, si è trasferito per una mattinata intera nell'auditorium dell'Istituto Matteo Ricci. Oltre 400 studenti hanno potuto ascoltare gli operatori della Polizia Scientifica di Macerata che hanno raccontato la loro esperienza. E dalla polizia andiamo invece a parlare dei vigili del fuoco, anche quelli di Macerata aderiscono alla mobilitazione nazionale. Ascoltiamo. Anche i vigili del fuoco di Macerata aderiscono allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato dal sindacato Conapo. Fra le motivazioni dello sciopero c'è l'inaccettabile ritardo nelle promozioni del personale e nei pagamenti degli scatti convenzionali per i quali si chiede di anticipare i tempi per il futuro, la mancata di notizie sulle date di assunzione di 654 unità del Corpo Nazionale già da tempo autorizzate, il mancato adeguamento delle indennità per il lavoro notturno e festivo a quello degli altri corpi dello Stato che ricevono invece un trattamento ben 4 volte superiore a quello dei vigili del fuoco, oltre che buoni pasto con valori ridicoli e non più sufficienti a garantire la consumazione della mensa di servizio da parte dei pompieri che devono prestare soccorso ai cittadini. Queste le parole di Nicola Stellini, segretario provinciale del Conapo Macerata. Vi è poi il problema delle carriere degli specialisti aeronaviganti, sommozzatori e nautici dei vigili del fuoco, bloccate da troppi anni e i cui nuclei operano con difficoltà crescenti. La componente telecomunicazioni del Corpo Nazionale è sempre più bistrattata dall'amministrazione, per non parlare del personale direttivo che attende di ricevere retribuzioni stanziate sin dal 2018. L'azione di sciopero, spiega Stellini, interesserà tutte le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per la provincia di Macerata sono interessate le sedi del Comando di Macerata e i distaccamenti di Civitanova Marche, Camerino, Tolentino e Visso. Saranno oltre 12.000 le realtà agricole marchigiane tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali a beneficiare dell'esenzione totale dell'IRPEF agricola inserita dal governo nel decreto milleproroghe. Quanto emerge da una stima di Coldiretti Marche sui dati INPS regionali rispetto all'impatto che avrà sulle Marche l'introduzione della franchigia di esenzione al 100% ai fini IRPEF fino a 10.000 euro della somma dei redditi denunciati e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Per la parte eccedente i 10.000 euro ma non superiore ai 15.000 euro l'esenzione sarà invece del 50%. Dall'agricoltura parliamo invece dei fotovoltaico. È stata infatti approvata all'unanimità dalla Commissione Governo del Territorio la proposta di legge norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici nel rispetto della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici. La proposta di legge nasce dall'abbinamento di 3 testi legislativi, uno del gruppo Lega
e gli altri due rispettivamente di Forza Italia Marche e Partito Democratico Marche. E ancora a Regione c'è stata una conferenza per la presentazione dei risultati conseguiti dalla ST di Pesaro Urbino. Vediamo com'è andata. Quasi 17 milioni di euro di investimenti tra apparecchiatura sanitaria e interventi di adeguamento strutturale, trend in crescita dei ricoveri programmati, con l'aumento del 4,5% di mobilità attiva, oltre 400.000 prestazioni ambulatoriali in più rispetto al 2022, con oltre 1.500.000 impegnative erogate, potenziamento dei servizi territoriali e obiettivi PNRR raggiunti. Questo è il bilancio del primo anno della neonata azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, l'unica che ha richiesto un'integrazione tra due realtà distinte generata dalla riforma regionale di organizzazione del sistema sanitario. I risultati sono stati presentati a Palazzo Raffaello. La sfida per la politica sanitaria della Regione Marche è quella di dotare l'azienda dei servizi che i pesaresi negli ultimi anni hanno domandato in parte anche in Emilia Romagna, quindi gli interventi che noi abbiamo fatto tendono a potenziare soprattutto i servizi territoriali, l'accentramento dell'unico ospedale a Pesaro aveva creato uno sbilanciamento, noi stiamo rilanciando anche approfittando dei fondi PNRR gli ospedali di comunità, quindi ci troviamo in presenza di un'offerta piuttosto ampia che è stata oggettivamente potenziata, che parte da Sasso Corvaro, Macerata Feltria, Fossombrone, Cagli, Pergola e poi i tre hub di primo livello che sono Urbino, Pesaro e Fano. Però vorrei ricordare che Pesaro ha un ospedale che seppur è inquadrato negli ospedali di primo livello ha delle specializzazioni di secondo livello. Per noi la sfida è quella con l'atto aziendale che l'azienda dovrà adottare entro le prossime settimane, il prossimo mese, è quella di restituire i servizi ai cittadini di una delle più importanti province della nostra regione. Ci sarà una serie di conferenze stampa che riguarderanno tutte le aziende sanitarie per raccontare quello che stanno facendo, come si stanno organizzando e quello che è il lavoro per cercare di mettere in campo i progetti e realizzare e raggiungere i primi obiettivi di questa riforma. È una serie, un ciclo di conferenze stampa che aiuteranno, credo, non solo i cittadini marchigiani ma anche tutti gli operatori a comprendere l'importanza di questa riforma che oggi sta producendo i suoi primi effetti e che oggettivamente impiega tantissime risorse sia in termini di figure professionali che in termini di risorse proprio anche messe a disposizione dal governo con l'incremento del fondo per la sanità per cercare di andare a ricostruire una sanità sul territorio che possa essere all'altezza delle aspettative dei cittadini, degli utenti, dei pazienti e possa anche riportare la sanità e i servizi a livello a una percezione forte dei territori. I risultati che abbiamo visto in questi mesi sono molto soddisfacenti, soprattutto perché siamo riusciti a mettere insieme due realtà completamente diverse, una esclusivamente ospedaliera, una territoriale e contaminare le due realtà, l'uno del bene dell'altro. Gli investimenti sono fondamentali e li stiamo utilizzando, i fondi messi a disposizione dalla Regione e dal PNR, secondo la tempistica prevista, perché avere delle strutture moderne, delle tecnologie nuove attira anche i medici e i professionisti perché trovano in queste strutture un qualcosa in più rispetto a quelle dove stanno lavorando. Sono tecnologie di alta qualificazione, tipo l'acceleratore lineare nuovo per aumentare i trattamenti radioterapici e ridurre le liste d'attesa per i pazienti oncologici, ma anche tecnologie di tipo diagnostico come risonanze magnetiche, angiografi e TAC. È giusto che ognuno di noi sappia affrontare possibili situazioni di difficoltà o violenza. Questa è la spinta che da circa 8 anni sta portando Lorenzo Migliorelli, esperto di arti marziali e cintura nera di Aikido, ad insegnare una tecnica di autodifesa. Recentemente Migliorelli ha incontrato durante la settimana culturale diversi studenti delle scuole di Macerata, liceo linguistico, ragioneria, scientifico e alcune classi della scuola media Dante Alighieri, mentre il prossimo 7 marzo inizierà un progetto più ampio al liceo artistico.
E ancora, a proposito di scuole, presentati qualche pomeriggio fa i risultati del progetto T-Rotary, inerenti lo screening gratuito a favore degli alunni dell'Istituto Comprensivo Tacchi Venturi di San Severino Marche al Consiglio d'Istituto. Lo screening, che si è tenuto nei mesi scorsi, ha riguardato 4 classi. I risultati sono stati illustrati dal presidente del Rotary di Tolentino, Giorgio Zaganelli, e dal dottore Stefano Gobbi, responsabile del progetto. Il Rotary di Tolentino, che presentò il progetto T-Rotary già nel 2009 con madrina Maria Grazia Cucinotta, nel corso degli anni ha effettuato gratuitamente screening per monitorare la funzionalità della tiroide di alunni di una fascia di età tra gli 11 e i 14 anni, per un totale di circa 2.500 ragazzi. Da Tolentino andiamo invece a parlare di Monti Azzurri e della nuova energia e Green Community. C'è stato un seminario che si è tenuto nella sede dell'Unione Montana, che si è anche concluso con la firma di un importante documento da parte di 13 sindaci. Vediamo. Nuova energia e Green Community, se ne è parlato all'Unione Montana dei Monti Azzurri nel corso di un seminario di approfondimento che si è concluso con la firma da parte di ben 13 sindaci di un importante accordo di programma sui cosiddetti contratti di fiume. Ascoltiamo le interviste ai protagonisti. Una giornata intensa che si conclude con la firma del protocollo d'intesa di tutti i comuni aderenti alle comunità energetiche e finalmente c'è il via ufficiale per questa bellissima iniziativa. È stata dura, ma dal 2012, con la firma del patto dei sindaci a Bruxelles, tutti i comuni si sono adoperati in base al piano di azione ed hanno sempre avuto una attenzione per progetti sostenibili. L'occasione che ci ha dato il sisma ed il bando che abbiamo vinto, che ci ha assegnato 13 milioni e 700 mila euro, ci ha dato l'opportunità di essere ancora più coesi per fare 3 comunità energetiche con una sola governance e capofila Unione Montana dei Monti Azzurri. Questa sera però abbiamo voluto fare l'elenco di tutte le azioni che la Green Community, unici nelle Marche ad essere stati finanziati, ha messo in campo, che la sinergia che ha prodotto la rete di imprese per la produzione del pellet con un altro finanziamento della Next Appennino e le comunità energetiche hanno reso questo territorio impegnato a 360 gradi in ogni suo spigolo per riportare quella parte di cratere, perché noi siamo tutte e 15 i comuni all'interno del cratere, una nuova vitalità e speriamo nuove residenze attraverso questi posti di lavoro, questa nuova imprenditorialità, soprattutto in un periodo in cui parliamo di transizione ecologica. Un progetto avveniristico, moderno ma già reale. La cosa che credo sia più significativa sta proprio nel fatto che grazie a Giampiero Feliciotti è stato possibile costruire una rete di sindaci che hanno capito che se si vuole andare lontano bisogna farlo camminando insieme. In secondo luogo, la capacità di agganciare un grande tema della transizione ambientale, che fa di questa iniziativa, al pari di tutte le iniziative della cosiddetta strategia Next Appennino, una grande proposta che connota l'intero cratere per costruire un Appennino contemporaneo. A noi non piace semplicemente ricostruire esattamente com'era e dove erano le cose, ci piace invece pensare anche a qualcosa di più, ovvero a dare un futuro ai nostri territori, mettendoli in grado di affrontare le due grandi transizioni che nel frattempo si prefigurano all'orizzonte della società e dell'uomo, quella ambientale e quella digitale. Next Appennino nasce per questo e l'Unione Montana ha saputo perfettamente interpretare questo messaggio. Oggi è una giornata importante anche perché si parla di zone energetiche riciclabili che sono fondamentali per la nostra regione. Grazie al commissario per la ricostruzione Guido Castelli e sicuramente alla comunità montana riusciamo ad avere un gran segnale di resilienza per il nostro territorio. La Regione Marche è in prima fila su questo punto di vista, anche perché proprio in terza commissione, dove sono stato membro fino a poco tempo fa, abbiamo proprio fatto una legge riguardo le CER che è innovativa per tutta l'Italia. Quindi un gran segnale per tutto il territorio marchigiano e per la comunità montana
de Mondi Sibillini. Trasferta all'Università di Macerata per la Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente RUIAP, che riunisce oltre 30 atenei insieme a organizzazioni e professionisti impegnati nella promozione dell'apprendimento permanente. La giornata maceratese si è aperta chiaramente, e non poteva essere altrimenti, con una visita guidata al gioiello della città, ossia lo Sferisterio. E ancora Macerata si rinnova l'appuntamento con il progetto Bussola Digitale, orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali. Martedì 20 febbraio, infatti, dalle 16 alle 18 nella Sala Castiglioni della Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti si terrà il corso di informatica di base, diventare bravi con i social media. Il corso è finalizzato all'acquisizione delle competenze basilari necessarie alla conoscenza e al corretto utilizzo delle principali piattaforme di social media, ossia Facebook, Instagram e oggi X, Twitter. Durante l'incontro verrà illustrato all'utente come iscriversi, come condividere contenuti e come compiere le azioni più basilari nel rispetto delle regole di comportamento che devono essere rispettate chiaramente anche sui social. E invece cambiamo decisamente argomento e torniamo a Tolentino per parlare del progetto Alzheimer Caffè, che ha preso il via proprio dalla città. Vediamo. L'Alzheimer Caffè è un progetto coordinato dall'autoressa Leonora Strappato e prevede una serie di incontri che si terranno alla Biblioteca Filelfica, che sarà un luogo di incontro per persone con demenza, familiari, caregivers e operatori del settore, uno spazio di convivialità, solidarietà, sostegno e conforto, dove vivere un tempo dedicato a formarsi, informarsi, confrontarsi, discutere sul tema delle demenze. Il progetto è promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Tolentino in collaborazione con il GALT, Gruppo Alzheimer Tolentino. Sindaco, un bel progetto che va in aiuto sia delle persone malate ma soprattutto delle famiglie che si trovano poi a convivere con questa terribile malattia che è l'Alzheimer. Infatti Luca, oggi è un momento in cui ci si ritrova intorno a una problematica che è di questo secolo, potrebbe essere anche del secolo scorso ma era misconosciuta, per la quale non c'è una cura effettiva. L'unica cura è quella di riuscire a consorziarsi in mezzo a persone che possono aiutarsi l'un l'altro. Il mutuo aiuto, anche sulla base delle nuove ricerche scientifiche dal punto di vista comportamentale, può essere sicuramente un supporto alle famiglie, perché è una di quelle malattie che non ammalano soltanto il paziente, ma ammalano proprio una famiglia intera. Assessore, prende il via questo progetto di caffè Alzheimer perché è fondamentale essere vicino a chi purtroppo soffre di questa patologia, ma in maniera particolare, come ha sottolineato lei nel corso del suo intervento di apertura, è molto importante stare vicino anche ai familiari che si trovano a convivere con una patologia davvero molto particolare. Sì, il caffè Alzheimer vuole essere un luogo, uno spazio in cui le persone soprattutto che circondano il paziente affetto da Alzheimer, che quindi si vedono improvvisamente trasportate in un pianeta completamente diverso, che è quello della demenza senile e della demenza d'Alzheimer, possano trovare risposte magari a tante domande che loro stessi pensano che siano anche domande forse banali, forse non pertinenti. Ecco, il caffè Alzheimer vuole essere proprio questo, vuole essere uno spazio in cui non ci sia paura di chiedere, non ci sia paura di farsi delle domande, ci saranno degli esperti, ci saranno tutte le figure professionali che ruotano intorno al malato dell'Alzheimer, proprio per dare informazione, supporto e sostegno. Andrea Crocetti ha fondato insieme alla sorella il GALT, il Gruppo Alzheimer Tolentino. È un'associazione, una onlus nuovissima, giusto qualche mese di vita, che già ha messo la sua panchina nell'area della solidarietà, ma che soprattutto dà il via insieme al Comune a questo ciclo di incontri dedicati proprio ad approfondire tutte le tematiche che riguardano l'Alzheimer. Sì, sono diversi soprattutto gli specialisti che verranno, perché sono tutti collegati tra l'altro a questa patologia, come può essere il geriatra, come può essere la OSS, anche l'assistente sociale, il nutrizionista, la musicoterapia, cioè sono tutte attività che poi si possono collegare alla malattia d'Alzheimer per fare anche delle terapie accurate e a personam.
non mancheranno anche i momenti conviviali e d'incontro. Esatto, sì, ci saranno, si chiama Caffè Alzheimer, quindi ci sarà caffè, tè, orzo, biscotti, tutto per stare insieme, per legare, per fare sostegno tra noi anche, ma anche per stare insieme, parlare, condividere. I primi segnali che ci devono un po' far scattare l'allerta è il disturbo della memoria, quindi magari una persona che inizia a dimenticare dove ha parcheggiato la macchina, chi era una persona che incontra per strada non riconoscendola, un'informazione che gli è stata detta e che dovrebbe essere registrata anormalmente. Quando arriva la diagnosi di Alzheimer è un ciclone che investe tutti. Io dico sempre che dentro la demenza non c'è un solo paziente, c'è il paziente che ne è affetto e il paziente invisibile che è il familiare o il nucleo familiare che entra in questo sistema. Purtroppo spesso il familiare viene costretto dalla situazione a assumere il ruolo di caregiver. In questo caso c'è un costo economico, emotivo, sociale ed affettivo enorme che porta a un logoramento, all'usura della persona. Da studi infatti è stato dimostrato che molto spesso nel decorso della malattia di demenza o di Alzheimer del paziente, negli stessi anni il caregiver, i familiari iniziano ad avere l'insorgenza di altre patologie. Non isolarsi, non ricadere nello stigma della malattia, ma parlare, manifestare liberamente che questa malattia è entrata nella nostra famiglia e che quindi deve convivere con noi e cercare di conviverci nel miglior modo possibile, cercando di arrivare alla qualità della vita migliore possibile per il paziente e per la sua famiglia. Domani, domenica 18 febbraio, terzo appuntamento con Domeniche da Favola, la stagione di spettacoli per ragazzi e famiglie promosse dal Comune di Treia con la collaborazione di Proscenio Teatro Ragazzi. La compagnia Teatro Blu di Bolzano porterà in scena L'Uccello di Fuoco e l'appuntamento è per le ore 17. I biglietti sono disponibili su Live Ticket e le informazioni presso il Comune di Treia. Da Treia andiamo a Civitanova, sempre domani, domenica 18 febbraio, dalle 18 all'Auditorium San Francesco di Civitanova Alta andrà in scena il primo di quattro concerti Unitre, promossi all'interno del cartellone di Civitanova Classica Piano Festival. La rassegna ideata dal maestro Lorenzo Di Bella. Al concerto si esibirà la grande pianista turca Gulsin Onay su musiche di Haydn, Mozart, Saigun e Chopin. E con Civitanova si chiude anche il nostro video news. Prima di augurare a tutti voi un buon fine settimana, andiamo a vedere che tempo farà per la giornata di domani. Previsioni per domenica 18 febbraio. Cielo sereno poco nuvoloso con aumento della copertura nel corso del pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature in aumento nei massimi e stazionarie nei valori minimi. Venti nord-occidentali di brezza leggera, mare quasi calmo o poco mosso.